Vogliamo la risposta dal sottosegretario. Grazie. Grazie. Onorevole Simone Valente, a titolo personale. Grazie Presidente, qua siamo alle prese in giro perché, come già detto il mio collega, c'è un emendamento passato molti mesi fa, c'è una norma che dovrebbe essere applicata con delle linee guida, ci sono molte scuole che vorrebbero introdurre questa nuova metodologia ma aspettano ancora le linee guida. Ora, noi abbiamo sollecitato più volte il Ministero, siamo andati a incontrare i responsabili del Ministero, abbiamo fatto un'interrogazione recentemente in Commissione, però nulla si muove. Allora, una volta per tutte, ci dica il Governo, in questo caso il Sottosegretario che è presente, cosa hanno intenzione di fare, si vuole andare verso il futuro o si vuole rimanere al presente o addirittura fare dei passi indietro al passato, ce lo dica. Grazie. 7.17, Luigi Gallo, parere contrario, relatore di maggioranza del Governo, si rimette all'Aula la relatrice Selle, favorevole, relatore Lega Nord, relatrice Movimento 5 Stelle, la votazione è aperta. Ci siamo? Lauricella ha votato. Altri? Alberti. La votazione è chiusa. Presenti 313, votanti 312, astenuti 1, maggioranza 157, favorevoli 70, contrari 242, la Camera respinge. Siamo al 7.500 della Commissione Bilancio, da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, parere favorevole del relatore e del Governo, contrario del relatore di minoranza, la votazione aperta. Marazziti. Braga sta votando. Tancredi. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 308, maggioranza 155, favorevoli 244, contrari 64, la Camera approva. È precluso a questo punto il 7.18 dall'emendamento appena approvato dalla Commissione 7.500, siamo al 7.20, Vacca. Se non vi sono richieste di intervento, con il parere contrario del relatore di maggioranza del Governo e del relatore Lega Nord e favorevole delle relatrici Selle e 5 Stelle, la votazione è aperta. Abbiamo votato tutti? Chi è che dice no? Onorevole Melilla. Bene. Malisani. Ok. Altri colleghi che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 315, maggioranza 158, favorevoli 69, contrari 246, la Camera respinge. A questo punto siamo al 7.25. Piso. Con il parere... Piso chiede... È ritirato? Bene. 7.27, Palese, con il parere contrario del relatore di maggioranza del Governo e del relatore Lega Nord e quello favorevole dei relatori, delle relatrici Selle e 5 Stelle, la votazione è aperta. Murer. Murer non riesce a votare. Ok, altri? Nuti, Crippa, Businarolo hanno votato. Mi pare a questo punto hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Presenti e votanti 315, maggioranza 158, favorevoli 67, contrari 248, la Camera respinge. Ora siamo al 7.28, Duva. Con il parere contrario del relatore di maggioranza, del Governo, del relatore Lega Nord e favorevole delle relatrici 5 Stelle e Selle, la votazione è aperta.
Tartaglione della Ringa. Colleghi, non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 316, maggioranza 159, favorevoli 67, contrari 249, la Camera respinge. Siamo all'articolo 7, se nessuno chiede di intervenire, onorevole Palmieri. Onorevole Palmieri, prego, onorevole Palmieri. Presidente, mi ero iscritto all'inizio dell'articolo problema, proprio per agevolarla. Prego, scusi, grazie Presidente. Devo dire, il titolo più edificante per questo articolo è Upgrade, per essere in sintonia col merito di questo articolo 7, nel senso che questo articolo, come in verità anche gli articoli 4 e 5, sono degli upgrade di quanto il ministro Moratti prima, poi il ministro Gelmini durante i governi Berlusconi hanno impostato nelle nostre scuole. Questo valeva per il curriculum dello studente, valeva per l'alternanza scuola-lavoro, vale anche in questo campo, nel campo della scuola digitale. Questo articolo è un upgrade perché evidentemente nel 2001-2002 non c'erano i social network, il wifi era forse appena nato, non c'erano tutte quelle possibilità che noi oggi abbiamo, ma da questo punto di vista mi spiace che il governo in questo momento è impegnato con la relatrice. Ci sono tre questioni su questo articolo che noi vogliamo sottolineare con forza. La prima è che la trasposizione delle slide che viene fatta in questa delega